Se la PlayStation 2 è la console più venduta di tutti i tempi, è anche vero che la sua libreria è così vasta da nascondere un'infinità di giochi pazzeschi che in pochi conoscono, come ad esempio il pazzissimo Stretch Panic o Freak Out, o, come meglio conosciuto nel poro verso, Zelda Tits Waker. Voi l'avete giocato? Capolaporo! Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi utilizzando solo nomi in codice. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere. Voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Appena Pulpetta smette di rompere i coglioni. C'è poco da dire per quanto riguarda l'angolo della poracciata, ma non temete, qualcosa ce lo infiliamo dentro lo stesso. Ad esempio, grazie al mitico Bilbilkun, che poi tornerà più avanti nella puntata, possiamo sapere con largo anticipo quale sarà il prossimo gioco misterioso in regalo sull'Epic Game Store. Farming Simulator sarà sostituito da Chivalry 2, titolo che mi lascia completamente indifferente, ma è gratis, che fai? Non lo riscatti? Ma l'angolo della poracciata serve anche a ricordarvi che nei servizi in abbonamento i giochi non solo vengono aggiunti, ma anche tolti. Prendete ad esempio i titoli del Plus che saranno rimossi il prossimo mese. Il PlayStation Plus Extra e Premium diranno addio a 12 giochi, tra cui GTA 5, MotoGP 23, Wild at Heart e Talos Principle, giusto per citarne alcuni. Quindi pianificatevi bene le vostre giocate se avevate intenzione di recuperare uno di questi titoli. Avete tempo fino al 18 giugno. Mentre ci avviciniamo sempre di più alla stagione delle grandi conferenze estive, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sui titoli che potrebbero essere protagonisti di questi eventi. Per esempio, circolano delle voci riguardanti un nuovo titolo di Doom che verrà mostrato durante l'Xbox Showcase del 9 giugno. A quanto pare, quello che un tempo era conosciuto come Year Zero, ora è il titolo definitivo di The Dark Ages e sarà un Doom ambientato nel Medioevo. Particolare, in sviluppo da circa 4 anni, il titolo sarà multipiattaforma e quindi in uscita anche su PlayStation 5. Io, dopo l'ottimo Doom Eternal, sono proprio curioso di vedere cosa tira fuori id Software. In occasione del Dragon Quest Day, finalmente abbiamo ricevuto un nuovo teaser riguardante il remake in HD 2D di Dragon Quest 3, progetto annunciato circa 3 anni fa e poi scomparso nel nulla più totale. Attenzione perché qui le cose si fanno interessanti. Visto che si tratta di un trailer estremamente vago, c'è chi ipotizza che ora il remake incorpori tutti e 3 i capitoli iniziali della saga e, secondo Midori, un altro grande protagonista di questa puntata, questo remake sarà mostrato anche all'interno del Nintendo Direct di giugno, evento che vi ricordo è stato confermato da Nintendo stessa, ma di cui non abbiamo ancora una data precisa. E a proposito di supporto di terze parti, chiudiamo questa prima parte con un rumor che è una goduria multipla. Secondo Dusk Golem, un leaker molto affidabile quando si tratta di indiscrezioni riguardanti Silent Hill e Resident Evil, Capcom starebbe sviluppando un remake sia di Resident Evil Zero che di Code Veronica, due progetti che, secondo Necrofilipe, arriveranno nativamente anche su Switch 2. Insomma, Capcom continuerebbe per la sua strada reimmaginando la serie di Resident Evil, partendo dalle radici più profonde, ma in questo progetto rientrerebbe finalmente anche un supporto reale alle piattaforme Nintendo. Se con Switch 2 diremo finalmente addio a scandalose versioni in cloud e conversioni che arrivano con anni di ritardo rispetto alla concorrenza, per me questo significherà eliminare uno dei più grandi punti di svantaggio di Switch 2. Dai, incrociamo le dita e staremo a vedere. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. In questo periodo Midori è semplicemente scatenata e sta proprio in fissa con i nomi in codice. Le sue ultime spifferate infatti ci danno uno spaccato di quello che sarà il futuro di Mario in 3D e probabilmente anche
del loro passato. Diciamo che questo leak è diviso in due parti. La prima riguarda il prossimo Mario in 3D. Nintendo starebbe lavorando a un progetto dal nome in codice Spread, che possiamo ricondurre con facilità a un titolo di Mario. Se infatti andiamo a ripescare i nomi in codice delle produzioni di Mario degli ultimi anni, noteremo subito che tutte queste sono associate alla parola Red. Certo, anche Mario e Luigi Dream Team Bros era conosciuto durante lo sviluppo come Red Spark, ma considerata la vicinanza a Switch 2 e i 7 anni passati dall'uscita dell'ultimo Mario in 3D, ripeto, 7 anni, è più facile pensare che questo Spread sia un titolo della serie principale. Non che ci voglia un indovino per affermare che Nintendo stia lavorando a un nuovo gioco di Mario, ma più che altro sarà interessante capire a che punto sono le lavorazioni di questo progetto. Switch 2 verrà lanciata insieme a un nuovo Mario 3D? Oppure questo Spread arriverà durante il primo anno di commercializzazione, un po' come è successo con Odyssey? Poi, se avete tanta fantasia e tanto tempo da perdere, potete fantasticare sul significato di questo Spread. C'è chi nelle prime due lettere, S e P, ci vede un riferimento al modello di Game Boy Advance, chi ci ritrova le iniziali di Switch Pro, geniale, e chi invece prende lo Spread alla lettera, ovvero un gioco di Mario dove il protagonista allargherà i confini del suo universo narrativo invadendo altre serie. Non lo so, aspetto di sapere la vostra. Ma visto che abbiamo parlato di Odyssey, Midori ha affermato che per un periodo Nintendo ha lavorato a un progetto chiamato Silver Star, legato quindi a Red Star, nome in codice di Odyssey. Ma perché usa il passato? Perché non si sa cosa se ne sia fatto di questo titolo, e il suo destino ad oggi è incerto. Ho trovato una ricostruzione molto interessante dove si ipotizza che questo Silver Star potesse essere un DLC di Odyssey, poi diventato un progetto standalone, un po' come accaduto per Tears of the Kingdom. Il titolo però sarebbe stato accantonato per limiti tecnici di Switch e il suo concept sarebbe stato rimodellato in Bowser's Fury, un prodotto molto meno ambizioso e contenuto nella portata, il tutto per rendere ancora più appetibile il pacchetto di Super Mario 3D World. Una volta fissate le caratteristiche di Switch 2, i lavori su Silver Star sarebbero ricominciati, ma il progetto avrebbe assunto tutta un'altra dimensione, tanto da venire ribattezzato Spread. Affascinante, vero? Oppure c'è la seconda versione, questa forse più probabile. Silver Star è il nome in codice della versione in HD per Switch 2 di Mario Odyssey. Ma vi immaginate un lancio di Switch 2 con Breath of the Wild e Odyssey rivenduti a prezzo pieno? Va bene cercare di ripetere il successo di Switch, ma forse così si esagera un pochino, no? E visto che siamo in tema platform, chiudiamo la puntata parlando di un altro leak che mi riempie il cuore di gioia, anche se siamo dalle parti di Sony e PlayStation. Questo rumor infatti si intreccia a più riprese con la possibilità di vedere un evento Sony proprio nei prossimi giorni, che sarà poi seguito da Days of Play. Vi ricordate, no? Ne abbiamo parlato nell'ultimo TG Poro. Lo avete visto, sì? Bene, secondo il sempre affidabilissimo Bilbil Kun, durante questo show verrà svelato un nuovo titolo con protagonista Astro, che si chiamerà semplicemente Astrobot. Sviluppato dal team Asobi, il gioco potrebbe essere un'esclusiva PS5 e non PSVR 2, e già questo per me tanto basta. Seppur si tratti di una semplice demo tecnica, ad oggi Astro's Playroom rimane non solo un grandissimo platform, ma anche una delle migliori esclusive PlayStation 5. È da novembre 2020 che prego che Sony dia al team Asobi il budget per una produzione a tutto tondo, e sarei felicissimo di vedere finalmente il team impegnato nello sviluppo di un platform vero e proprio. Già questo basterebbe per me a risollevare un annetto un po' moscio per Sony e la sua console. Mi raccomando, state in guardia, perché secondo me a breve ci sarà l'annuncio del prossimo evento Sony, sia questo uno showcase o uno state of play. E questo però c'è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi comunque, mi raccomando, non fate come Polpetta, non piangete, ma fate i bravi, riposatevi, dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Astro, Michele Spread. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Una semplice demo tecnica ad oggi. Basta!